perché i castori siano peli sia sulla pancia che sulla lingua. Ciao al pensiero e parole città 4, Alegria. Eh già, sì sì, questa era l'ultima scena con cui chiudevamo l'ultimo episodio di Pensieri e Parole in Città quasi un decennio fa, 8 anni fa, e come vedevate avevamo anche più capelli in testa. Siamo tornati più freschi di prima! Questa che sentivate è la voce di Mirkus, alias Mirko Marra, io sono Mirandella, alias Manuel Miranda, siamo i due registi di questo sequel. Sento che sarà un successone, Manuel. Sì, sì, puoi dirlo forte. Ah, successone! Questo era come dirlo forte. Beh, sono passati un decennio, abbiamo fatto anche cose più serie, in quasi 10 anni siamo diventati più maturi proprio. Diciamo, quello non ci scommetterebbe di tanto, voglio dire. Abbiamo fatto anche altre scenette, anche altri cortometraggi, anche magari anche più impegnativi, più filosofici, ma non avevano lo stesso movente, la stessa spontaneità di pensiero e parole in città, vero? Giusto, giusto, ma per l'occasione Mirko ci vuoi rifare l'indicazione di Pasquale d'Antonio. Zingaro. Se confrontate con il Mirkus alias Mirko Marra di 8 anni fa, sentirete che la voce è totalmente cambiata. E soprattutto collaboriamo alla regia stavolta, quindi è un'ottima cosa. Come vedete stanno passando queste immagini di Eboli in sottofondo. Sì, sì, vedrete tutta la città. Con questo sottofondo che ho scritto io, così con la chitarra. No, Mirko, cosa vuoi dire? Ma niente di che. E quando vuoi che le parole vengano, non ci sono. Giustamente. Chi sono i protagonisti di questo film allora? Ah, sicuramente saranno Mirkus Mirandella, cioè io, Mirko Marra, Miranda, Vincenzo Del Plato, Paolo Conte, Carmine Calabrese. Vecchio protagonista, abbiamo fatto tanto per averlo con lui, l'abbiamo dovuto pregare, non è vero, tutto subito sì. Poi c'è un animale in particolare che fa la sua apparizione. Zingomma! Zingomma, il leggendario cane di Apple. Dimostreremo che cosa siamo diventati 8 anni dopo, perché abbiamo avuto queste kids, cose diverse, vero? Comunque stavo dicendo che cosa siamo diventati adesso, anche come siamo cambiati. Io personalmente sono più stempiato di prima, mi è venuto il magone vedendomi con tutti quei capelli in testa. Io sono diventato un po' più robusto di prima. Muscoloso, direi. La scemenza è sempre la stessa. Ciò questo film ha come sottotitolo Cambia l'apparenza ma non la sostanza. Ah, mi fa piacere, Manuel. Giustamente lui è il regista, non sapeva mai. Ricco di poche parole. Di poche parole. Duro, duro. Sono un cielo duro. Cielo duro. Questo pezzo si chiama Diritto a sognare. Il diritto non si sa a cosa si riferisce. Ricco ce lo dico qualcosa. No, non ci vuole niente, se non un altro salutare. Vediamo questo assolo, a parte gli scherzi vi auguriamo una buona visione, speriamo che il film vi piace, vi faccia divertire, vi faccia anche divertire, vi faccia capire
quali sono ancora i nostri nuovi pensieri, le nostre nuove parole, la città rimane sempre uguale, forse stavolta è più protagonista di prima. Arrivederci, gente! Questa parte alla Piero Pelù. Buona visione a tutti, un bacio a tutti e divertitevi. Adesso un saluto in particolare da un personaggio della scena bolitana, scena musicale bolitana, Giancarlo De Luca. Ciao belli, salutatemi a papà! I had to escape, the city was sticky and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove the long straight road ahead. Could taste your sweet kisses, your arms open wide. This fever for you was just burning me up inside. I drove all night to get to you. Is that all right? I drove all night, crept in your room, woke you from your sleep to make love to you. Is that all right? I drove all night. What in this world keeps us from falling apart? No matter where I go, I hear the beating of our one heart. I think about you when the night is cold and dark. No one can move me the way that you do. Nothing erases this feeling between me and you. Oh, I drove all night to get to you. Is that all right? I drove all night, crept in your room, woke you from your dream to make love to you. Is that all right? Kisses, your arms open wide. This fever for you is just burning me up inside. I drove all night to get to you. Is that all right? I drove all night, crept in your room. Anche per chiusura, no. Che carino, no? Metto no, no. Mi si è fatto solo il tavolo, sì. Perché sei un guardo, ma perché guarda solo a me? Che sei bello, che sei bello, come ho visto qua, ho visto un pochetto. Per il mio colpo italiano. Italia 1. Mu guardate. Dopo è canale 5, no? Vai 1. Vedete come ha mangiato come un maiale. Ma te. Scusate. Guarda, buona la porchetta, dici? Non tanto. Ma la non sono soddisfatto. Chi sei qui? Chi sei un pesce? Chi sei onde? Visitò tutto.
pochi volenti rimasti. Il muscio era grande. Ah, l'altro che si va a mettere? Questo è un pesce. Che capolzano, diciamo. Che le cose che ti piace a te? Se le piace a te? No. Perché no? Vabbè, che troppo le tue. Scarti del consumismo. Che te l'hanno muzzicato, eh? Della globalizzazione. Tra butto. Lo saci. Siamo tutti globalizzati. Qualcuno ha coda anche globalizzata. Lo saci. Facci pagare l'offerta 49 euro. È poco. Non 49 euro in offerta. Dici qualcosa di intelligente, ma non è buono. Sì. Questa è una realtà, però. Io non ho più. Se no c'è una pizza come una bomba. Ma quando dà la pizza questa sto scrivendo la natura. Ma Vicenzo capito? Le moto, erba giù, alfa, palo, piele e rivernice. Pirro Moretti. Puoi apprezzare anche tu lo show di Non Me Can Gran Tour. Non Me Can Gran Tour. Nothing gets to you. Staying fresh, staying cool. With mental fresh and full. Fresh maker. Il muto le ruba giù, alfa il palo e io le rivernice. Birra Moretti, il gusto della sincerità. Il video. Siamo arrivati anche dopo il pranzo qui. Vedere una cioccolata per i botti, agnolotti. E Mirko Mario è l'unico che si è distinto. È stato al buio. C'è Vincenzo che mi sta guardando. Vabbè, come hai fatto con le bottiglie? Che devo fare? La foto. Ah, la foto in. Però la. Ma ci sei. Ma perché? Ma non puoi guardare anche là. Vedi quanti bella. C'è anche la cartuccia delle canucce. Mirko, ma volevi dire qualcosa? Dici qualcosa. No, niente di che. No. Cosa? Ma non è deficiente. Come ci fate? Con questa telecamera del cane. Ma questa faccia, di Frola, ci fai un pensiero per sì, un saluto per Pensieri e Parole di Città, il nuovo film comico. Senti, sì, non guardatelo, sei di questo soggetto, non guardatelo. Lo so, non guardate più. Saluta, fai un bel saluto alla telecamera. Buongiorno, anche se sì. Ciao, come Carla Pao. Ciao. Quanti ti tocco? Tocco è il piacere unico che puoi gustarti sempre. E perché? Perché all'anima gli ha affinato il biscotto ricoperto di bellissimo cioccolato. Il Tocco Pavesi. Il piacere senza il toccato. Classico, vabbè, e da oggi. Cream! Perché ci ha mostrato? Scritto poi globali tutti gli stati, e come lo stai facendo? Giusto le ieri, ma è cosa meglio? Leggi per cosa d'oggi? Ma oggi c'era un altro, può fare il discorso.
Il bimbo mo carica 5 euro. Chi è sono portare questa maglia? Guarda qui, te ne fai. Papà! Ma la dice forte però 5 euro un altro. Bene. Diesel 5 euro la bre, se avessi ambiegato la macchina. Ma i pezzi sono pochi, i pezzi sta la crisi, ah. Pure per te che fatica c'è sta la crisi, ah, non basta, specialmente per unire la legge. Mi di Carmine Calabresi alla guida, eh, vai caro. Ma qua quando mi dai una prima, non capisco come l'ha detta mai. Sei tornato al vecchio amore musicale. Eh? Sei tornato al vecchio amore. Parla iolese. Sei entrato alla città adesso, scusami. Ah, dai, ma ci sono macchine che sono. No, no, ci siamo. Ci sono poche pubblicità occulte, che macchina tieno? Fiat grande punto blue jeans per aviatore. E chi sto con? Modo mecca volta rinde paga, tu faccio ballare, tu stai pure, paga pochi e scapucchiato. Qualcosa di più dolce. Oh, veramente fai. Veramente? Veramente, ma non lo sapevo che tenevi negli altri. Non so perché così, scemo, deficiente. Non ti preoccupare che tengo il pila pure che la dedica. Adesso Calabrese si è deciso a mettere un po' di musica buona, ma buona con la mamma di Uscio, vabbè. Che mi spiace. Oh, ma chi sono questi? Non so che cosa. La vita sportiva. Alle 500 km orari sulla statale che sta vecchia. Ah, si attorti. Ah, si attorti. Ah, se non lo fai, sta a morte. Ma che dici, la macchina annanzi che si sta cassando poco mosci? No, questo mi ha fatto tre fasi del tempo. Mi ha fatto il pallo qua da un ciuccio proprio. Non mi metto con il karma, mi scappo. E lui se dice casi ciuccini? No, vedo. Sì, pure fa da nero, non fa passare la culo. Perché?
pochi indietro nel tempo, ci sono ancora l'albero di Natale, no? Ma a caso tu sei bandito, tu blocco sei campagne, sti pacci. Sono campanini. Per di che te lo faccio? Sono di che te lo faccio, non ci manda. Questo è tutto porco, un po' campagna. In che senso? Folto, non so, tosta, capito? È una fissa che c'è proprio. Ehi, tu rido. Se lo può venire sta qua a buscare da... Chi è? Oh, cazzo. Sta cazzata per Puglia. Ma a fare dei puglietti. Siamo sulle strade... per campagna. Un cazzo da combattere. Ecco, che se lo stiamo chiedendo, proprio. Non c'è bisogno. Oh, vabbè, ma ci troviamo in da neve. Siamo un po' cazzo, sto stando lì, invece non scendere. I palli facciamo come rote, i palli. C'è stato manchi rendere a Babbo Natale a confronto. Niente, niente. Ma fosse Michele Zarrillo, chi sono? No, vedo. Chi è? Michele Zarrillo. Guardate corno, c'è stato. Compa, la depressione l'ha fatta per questo cantante. Quanta volta che arriva? 5 giorni che ho perso. Quanta spolita su cazzo. Lo sto facendo sempre a mano. Ce lo metto anche un amico. Troppa gente che mi chiede. Succhiami che sto perdendo. Sappiate che c'è la guida sportiva, sta guidando veramente bene stasera. Di cui sempre. Usaggi che guida sempre un po'. Dove siamo? Ho nato un po' che ti arrivo molto. Ho tutto che balla cagna, niente coscia. Oh ma se conviene farmi forza. Ma si va in bocca. Mare, mare. Ma lasciamolo così. Pesce mio domenica a te. Di Michele Zarrillo, altrimenti sarebbe sto ingoiando aiuta mia arrivare. Oh Calabria, benvenuto a Campagna, la città dell'olio, si ci vede. Campagna? Chi collega? Chi collega? Allora, chi collega? Per esserti attivato. Ma perché ci pure una campagna? Quando bastava ingoiare di più, sburrare un po'. Ci sta vento. Sono pure i bicchieri che stanno sburrando. Dove canta? C'era nessuno. Oh certo, non sei scritto. La porta pure dove ci passano sugli specchi, piuttosto di piuttosto di campagna. Mi nama. Dove c'è? Chi è Cristo? Tocca giù a Cristo. Questo c'è il punto, non una cagazza. Se non mi sembra come quello di Cristo. La picchiata. Oh, quando è stato giovane, secondo me ha fatto pure su suoi. Come guarda il campo, mi sembra come un pesce a banana. Questo è il cavallo di Sant'Anna. Avrei dato un arma lui, pesce a banana, una volta, no? Chi è? Una gnagnoffa a me. Non perché tu la sai? No. Sto leggendo la camminetta a cava. Ah, signora è che dice. Ma che stai per questo genere? Beh. Calma, non. Siamo ancora a fare la tensa. Tanto ora dopo questo, una bacia. Ah, pensato. Invece tu, ma... Tanto che faccio pure un video, mo. La prossima le campagne, non so. Maddo, bravo, bravo. Ma vedi, non c'è pure più. Sì, come non c'è pure tu. Sta mani a bocca. Ma un buio e mi cagato un cazzo. Chi è? Pronto? Ehi. Vediamo, stiamo... lasciando campagna. C'era... davanti a una tipo una fruttivendola c'è stata una cosa, tutto il pesce in offerta, Camillo, come vuoi commentare questa cosa? Ci voleva gratis, senza offerta. Mi vendono, eh? Mi vendo sempre a chiacchiappo, dice, no?
chiappava un cuop che faceva? Io la rotatoria non la faccio. Giustamente. Abbiamo le infrazioni. Io sono io, tu non fai cosa. Giustamente. Della serie quindi io fate come vi dico, non fate come faccio. Pure come ha fatto la puntata del buono. Hai visto pesce? Chi le caso mangi? Ehi, chi le caso con nuce, se piace? Carmine, prima che accendessi la telecamera, adesso nuovamente se ne è uscito con un mannaggia a fesse e nonna da cucina nei confronti di questo avanti. E chi sta ci chiama, sta musciando il pallo però. Carmine, ci vuoi spiegare come a fesse e nonna da cucina? Sono più di folla, capito? La nonna che sfrutta un puto, non può che sfrutta la cucina della nonna, capito? Sì. Cioè praticamente tutte cose incestuose. Brava, incestuose. Che cazzo è su incestuoso? Dice tu, giustamente. Ah, Bovelli, ma frino che cu cazzo, che vuoi fa? Già ce ne stai facendo per vedere. Ma ci sta la contadina. Ah, beh, devo fare solo un buco in da mozzarella. Come hai fatto notto? Che ti aspettavi, c'era ancora un solo. E che ne sei? Il 6. Sei 6 meno 10, pescia. Andiamo sul scontachilometri di Carlozzo. Diciamo, guarda, che macchina è che sta camminando? È una Fiat grande punto. Ah, e se quando a me ti indago? Ma io tengo ancora l'amore tuo, tengo la Fiat bravo. Eh sì, minando. Il primo amore non si scorda mai. Ma chi se però mi è cagato un cazzo. ma che può fare a grosso il trullo buttare la fissa in nonno? E guarda, ma si addorme. Se trova morto, usando anche chi ti è morto, chi ti è coppa morto, rimorto tu voglia. Ma che non ricordo com'era che là lui. A che? Può zitta tanta sangue, ma tanta sangue che adesso è più rosso come rosso. Mettono proprio a capire i cazzi in macchina che ancora. Se quando ha morto la vista sporca. Ma se ti mettessi di tancura? Ti avanzassi. Adesso. E arriva, se tu mi tu ridono e arriva. Se cago cazzo. Oh, ma che te no. Pronto! What's tua morta? Sta puttana! Ma chi è? Sorma! Esatto! Che ti fai? Ma la vita! Ma c'è avuto tu cazzo di chiano, se mi battava! Stiamo andando a 80 km/h. Una strada dove il limite, come vediamo, è 50, quando sta arrivando 100, cioè... Stiamo per dire cosa ho dovuto. Ma si mettere d'accordo con qualche cazzo annanza a me? La tua danato. Mannaggia, chi sei morto? Questo secondo me si deve essere mangiato pasta e fasulo oggi. Chi è? Il succo annanza. Quando sono passato per strada, non c'è sta la curva, non può uscire. Dove si impara tu a me, mo? Amore, dici. Mi tiro alla sua volontà. Ma si può trovare a fare i capo faccio, sai tu? Dice loro. No, tu come fai? C'è un'inversione a fare i capo. Come fai un'inversione a fare i capo? Cacca, a me ne è morto lì. Non mangerò. Giù. C'era proprio accompagnato a te. Ma che è sabato oggi? No, rimane tu me. Ah, non ci capito, ok. Tante cose, adesso amore. Eppure la sua nuda. Eppure la fish di Kitamu. Com'è la fish di Kitamu? Si dice a parte. Ah, dica se sono la fish di Kitamu. La fish di me. Non finisce mai riparo. E se proprio la fish. La fish. La fish di Kitastramu. Di Kitakopamu. Non è che chi sei mezzo inglese e mezzo barese. Non è che chi sei mezzo cagato un cazzo innanzi. Non sapevo che volevo pendavi. Posso una mamma di pomodoro. Si sente una messa a panza all'aria. Ma queste sono vecchie, devi inventare un altro al momento, che a me no. E che ti ha mandato proprio cuscendo nuovo fatte, che già fa? Mi hai fatta la palla, ma la campagna per sognare la Roma. Ci metto 2 minuti a po' le campagne. Giustamente. E ma guarda chi? Non stai facendo a 50. Vai, c'è un coppa a sta strada, sta lì. Mi era a casa abito oggi 120, 130. Ah, giustamente. Se come farebbe. Perché te lo vuoi andare a via Ugo, sai, il balocco là? Come mi ricordo. Che
40, 120, 130, come via bella raccogliere. Giustamente. E l'uomo di freina, scemo! La freccia è quello con la festa di nonno, dammi. Questo troppo forte. Posso andare in paradiso. Ui. Se te non ti sei simpatico, dicevo giustamente tu non si vuole un male nisciuno. Giustamente dice tu non si vuole un male nisciuno. Ecco qua. Ragazzuli lega. E cammina! Grazie alla fissa in onda! Ma cazzo è il compagno melodico? No, è la chitarra elettrica. Ah, beh. Se è chitarra elettrica. Tu un plettro in terra. Lo che? Un costo su una chitarra. Ah, lo plettro? Lo costo. Ma già sto padre. Ah, guarda, sei un caro ragazzo, ti ringrazio. Si dava a cantare, vorrei fare video te, lo vicino alla chitarra. Mi dava di passare la chitarra. Ma ci sono un mandolino. Mi sembra giusto con te. Guarda, anche tu hai contribuito al mio disco d'oro. Mi sembra giusto con te. Grazie di cuore. E se che vedi che ti hai fatto, Carmano? Forse ci spizzi i soldi pulischi che... Aspetta, a me i soldi pulischi, voglio cantare la chitarra a mano. Ma dai, spizzi i soldi, quanto sei? A tua marocchina, 4 euro. E me, che si scarica. Ah, che si scarica. Ecco. Non vuoi altro? Cercare di nasconderlo, però so io che ci scarico. Ecco, Mario fece di mirata e vuole fare il finanziere. Ma io non voglio fare un finanziere. E stai sentendo un po' finanziere, sono un po' tutta a mano. Sta svegliando. No, pure. Io veramente. Di nevrosi e pesci. Com'è la cosa del doppio fase? Praticamente questa è la divisa a me, però se ci fa pure chi la tua stiera senza divisa. Ah, tutto è per tutti. Tutto è per tutti, chi è quello che vende la roba usata? Quello che hai dato. Mi vuole di salata. Oh, ma passiamo che cu, cazzo, come c'è su qui? Oh, si ce ne va a mettere sotto, guarda. Mette su 18 anni. 18 anni a settembre, che dato l'hanno rotto, Gabriele? Ma per il tuo manca qua. È fatto notte e stiamo intraprendendo, sì, la... Sì, sono 3/4 ore che è fatto notte, lo parlo tu. Giustamente, la strada di casa, un quaderno. Ma chi è che stiamo andando? Luciano Caltore, Tamerò. Io un culo, ma però. Tamo e Tamerò, piglio un culo, ma però. Me ne piglio pesce un culo. Io sputavo in bocca a te. Lacrime che ho scurrato per te. Mi fai scurrare il lacrime? Sono lacrime di scurra per te. Questi sono i sobborghi. Paternale, no, chissà che Dio ne è qua. Un giorno lo faccio. Carmano. Oh. 6,95. Quando? Sì, 6,95. 6,95. Ho tra un curioso. Ramondo pesce. Che ne era a fare? Non sei su così medicinato, non sei su pesce. Senza ciò che adesso. La canzone fu scritta nel 1972 per un album Cadici, il pezzo si chiama Incontro. E correndo incontro lungo le scale. Quasi nulla mi sembrò cambiato il lei. La tristezza poi c'ha voce come miele. E il tempo scivolato su due. Il sole che calava già rosseggiava la città. Già non sai, ora assaglierò. Incredibile libertà. Come un istante di giappone, come la gioia.
potevo alzare la meglio. Ci disfognava la nebbia. Mi metto di corso. Auto ferme ci guarda. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Thank you, Mr. Armstrong. Venditi, venditi. Ogni volta. Ogni volta che parlo di te. Tu fai parte o non parte di me. Ogni volta che piango per te, faccio parte o non parte di te. Ligabue, lo sai mi dà di Gabue, certo che no. Io Daniele. Ciao giù! Vuoi io appicciare che le da appicciò? Da vita così e ti scrivo con lui. Oppure dimmi quando dove sono i tuoi occhi, la tua bocca. Forse la bocca che importa. Te sta morendo, quando, dove sono le tue mani? Via, facci di capo per concludere, ah. Certe notti. Vai, vai, vai. Aspetta, un po' di luce, infatti ti annoia. No. Fuori la broma. Fammi ricciare. And I think to myself, what a wonderful world. Un'attrazione, sta. Il giorno cresce. E ne c'è. E ne la vita volerò. Ogni una notte di settembre mi sveglia il fuoco sul cammino. Porta a Francesco Guccini. E correndo intanto lungo le scale, quasi nulla mi sembra cambiato in me. La tristezza poi c'ha volte come miele. Edoardo Bennato. Sono non sono il capitano uncino. Allora avanti col coro. Cantate tutti con me e ripetete perché ti arriva tardi o sbrano. Avanti chi mi dà notizie di Peter Pan. Peter Pan, segnato. Sai che mi piace con quella gonna stretta. Il ritmo isterico che fa. Spettacolare. Non si vede da lì. Chi non l'avesse cambiato. Ma c'è la Fabio Concato. Tu che sei nata dove c'è sempre il sole, sotto uno scoglio che ci si può fare, e quel sole ce l'hai dentro il cuore, la sole di primavera, su quello scoglio immaginato un fiore. Andiamo di boccaccio, che è uno dei baci, mi va a presentare, lo sta cittando il coltino! Rino, la pianta acquacea di lago che si sviluppa in Egitto. L'Egitto praticamente, da qui si vedono queste, si fanno un S. Ma tu me lo facevi sempre qui, che tu che fai molto più. Cosa fai all'università? Vado a me così che non mi dai, mi dai, mi dai, mi dai. Deve vibrare questa telecamera. Ah, infatti sta vibrando, capito? Quando ha visto il tuo dito, capito? Cioè è vibrata subito. Azz. Siamo per le strade di Battipaglia. Io e il cosiddetto Mirandello. Il cosiddetto Mirandello. I mamma di tu, passeggiando per tu, vede. Sono andati a bravo. Che, allora, che mi racconti? Io sono qui con la mia ex moglie
chiamava il Miranda, c'è... Ah, sono la tua ex moglie. Collaboratore, trovi dei miei testi, diciamo, cioè con la chitarra cercava di renderli musicabili. Dopo 10 anni di mantenimento e dopo 3 figli, di cui 2 all'università di Oxford, ma tu cazzo trovi Oxford? Abbatti vai. Oxford, no, non so, ci si trova... Tieni presente dove sta... un corner ora. Bravo, piglio quella traversa che sta ancora qua a destra, che va verso Grumola, però invece di andare a Grumola tu vai a Oxford, capito? Ah, ci capito. Già capito, bravo. Ma era Ford? No, perché io ci sono tutta la capella scuola, ma sempre con l'Escort. Sì, Oxford. Giustamente. Ford Escort, praticamente. E niente, qua stiamo parlando di Paolo Città. Le strade sono vuote, la gente va a Facebook a farsi il cognetto, va a City Wheel, là, come si chiama, City Calze. Ma non so proprio che le chat, che bella la chat roulette, là, che dice che si chiamano, là, e poi cominciano a fare quelle cose che vedono, quelle accoppiate di gruppo, quelle accucchiate. Maravolta, che cosa rattimo proprio. Vediamo, è pieno di gente in Battipaglia questa sera. Sì, si fa fatica a passare con la macchina. Infatti possiamo vedere un secondo. Le vetrine vedo delle ragazze bloccate, cioè praticamente congelate dal freddo. Oh, guarda, sei mai mille. Ma c'è questo con quel sexy shop da volta? No, sexy shop qua ci vuole solo la ventresca capuzzo, che è la propria. Ma no, pesante. È la ventresca profumata. Tutti che io sono il poeta dell'essenza, un federaccio rock. No, che le cose tipo Alfredo Caputo, che è bella e buona, diciamo, lo sai, l'essenza. Oh, guarda quanto è buona grida. Buona grida, devo che fa una bella. Salutiamo Alfredo Caputo. Alfredo Caputo, nostro. Ci sta guardando su questi schermi. Diciamo in erba. Lunga erba. E qui siamo in bronza. Sì, anzi, approfitto dell'occasione per farmi vedere, perché mi faccio vedere male. Lo so, mi faccio i cazzi. Cioè, sei stato mangiando, fermatevi a mangiare. Ma per quanto ho guardato a me, perché sennò comunque era tutto cosa. Vediamo a quando sta andando la macchina, sta andando a 23.38, ah no, che le loro. Beh, come anche lì carabinieri, ragazzi, 100.000 lire con un documento di identità. Mi scusi, signor. A proposito dei carabinieri, sai che da barzelletta così, praticamente c'è stato un carabinieri, vede un glossard su una panchina. Oh, look, così. Beh, che cosa siamo qui? Siamo a casa sua. Siamo in un posto letto, che cosa siamo? In un albergo? Hai tu conosciuto, dice, scusate, ma mica sono punto di informazione. Ah, scusate, arrivederci. La risata diabolica del Francesco Flavio, ci fai l'imitazione del sindaco di Campania. Buonasera, buonasera. Questa sera siamo qui per parlare della viabilità della Zoccole che costeggia questa strada. Città. Siamo qui per portare campagna nella provincia, nella regione, nella nazione, nell'Europa, nel mondo. Non mi cago quasi. E parte l'appunto con l'applauso, eccetera, eccetera. Questa sera abbiamo qui un amico compagno, un amico che si è battuto per la Pasacqua. Un amico che tanto ha voluto, che tanto ha desiderato, che tanto ha dipinto il cazzo. Ha dipinto il cazzo, alla fine è arrivato alla chitarra. Bene, signori cittadini, cittadine, cari compagni, amici campagnesi. Andando qui diventa tutto scuro, che abbiamo avuto la strada di Battipaglia. Grazie, grazie, fa la Fellazio con la chitarra. Con le corde, col barbiere! Come si chiama? Fellazio con la chitarra, però! Io ho scoperto che la Fellazio in realtà in greco si chiamava lesbiazzo. Cioè. Io non faccio uso di queste sostanze. Scusi, no. La perdono, faccio i nomi dei padri, se figli e spirito tanis. Ma c'è da vedere. Ma c'è Siamo tornati dalle strade della colla di Battipaglia.
quelle di Empoli, cioè Francesco sta facendo questo segno Stay Rock, che in realtà di cui detengo il copyright, perché nel DVD del concerto dei Quest sono io che esco con questa cismato dopo mangiare pagnotta pane. Carissimi fratelli e sorelle, buonasera. Ecco la calacciaia. Ecco l'acciaia di miei fedeli che hanno già la parte dell'amico Giovanni Paolo II. Io del mio operato con il mio carissimo amico Adolf Hitler abbiamo sterminato una nazione. Sono il vostro pastore tedesco. Sono il vostro pastore tedesco. E se non credo fa ancora fa capore, che se credete, già capite che fine fa. Cioè, che schifosa che con quelle dita ruguse, cioè, non volesse proprio provare sinceramente. Mi hanno detto che ogni morte di Papa dedica a Roma. Quindi oggi prendo. Ma faccio una cazzata di Walla. Tutte le precauzioni. E c'è stata l'estate qua. La testa bianca, bianca immacolata, ma sotto c'è sempre la terza, il terzo elemento. Yeah. Amen. Amen. Allora, se Battivaglia era viva, tempo che non scrisse. Però voto per voto ci vogliamo tenere il voto nostro. Che fai mo va come tu vai a casa? Prendo un foglio bianco e ci butto sopra l'essenza. Giusto. Questo già è più sensato. Una caccia di occhio. Scherziamo nel parlare seriamente. Scherziamo nel parlare seriamente, lo so, ma non ci parliamo mai seriamente. Perché questa realtà da falliti. O da cive. Quando fai una grattata a parola. Giusto. Va bene. Buonanotte, giovani. Quanta tamarraggine hai voluto il sabato sera? L'ho detto, ma... Guarda, sabato sera. Autostrada. Salerno per Salerno. Se ne vedranno di belle. Guarda avanti, la nostra incolumità. Sì. Io guido, sono un bravo guidatore. Sì, lo sappiamo. Invece come va Nico sulla rete? Questo che c'è, hai capito già. Ah, ho capito. Nel tunnel del tempo. Siamo giunti. Salerno. Non riesco a risalirlo. Sempre per la casa. Siamo passati dalla provincia napoletana a quella salernitana. Non so a che pesce io. Scusa. Stasera sì. Le promenade, il nuovo parfum di film Christian Dior. I ragazzi della via Dupal. Tizia, che affermazioni ci vuoi fare di questa sera qui a Salerno?
nessuna affermazione. Cioè, vuoi toccare così, cioè, giusto, sì. Pariamo poco. Pariamo un gol, non va tutto qua. Ah, capito. Di quando sto bello? Specialmente quello con il cappellino. Certo, scusate, sono in cammino della vostra solidarietà. Solo e penoso e pensoso di certi canti, commisurando a passi tardi e lenti. Voglio anche pagare perché è giusto. Lo sforzo. Però che stai allora? Quanta gente. I colli deboli nella notte da non si vede neanche il cecero, fatta caramente non si vede niente, ci aspetta la macchina carmela. Ti crolla, ti città, e non lo so, allora roba è molto possibile, ma tu là da là sì, roba è un po'. Là che è sto ciuando là, ma dove sarebbe un battipaglio con la sì. Carmelo, che stella è quello? Polare A. Oh, sta la macchina che sta salendo la blava. Ah, sta scemendo, eh. Che macchina? Non si chiama si chiama Frigare, per fare piantagione di marijuana. Perché fai piantagione di marijuana tu? Sto da fotto. Carmine Calabrese continua a stare là. Non risolto. Che bello ambiente qua. Siamo andando all'arredo. Perché che c'è l'arredo? Dove tu? Ma non siamo mai, come fare?
qua. Cazzo. Lo senti nell'aria questo odore di primavera? A me mi sa che stanno a picciare le note, che a me ci sta. Allora è proprio arrivato. I cani, qualcuno se ne scorpo. Oh, queste persone così volgari. Oh, di solito quando ci fanno portare io il cane, la levavo sempre sta merda. Ah boh Paolo, ma che è difficile, come fai? Cioè, da tutto è la civiltà delle persone. E qua analizziamo proprio la civiltà delle persone, non so. E parlammo giusto l'altra volta, quindi non analizziamo l'altra volta questo discorso. Perché... Ok, ok. Hai già capito. Sì, no? Sì, vabbè. Da ogni tanto prendo pure la passione, la scossa pure qui. Oh fuoco, ma cammina che cammina puoi scusare per no, Ma sono cose che si dicono così per dire, per piacere. Non farmi essere sempre pignolo, lo sai, a me dispiace sempre spiegarmi, rispiegare tutte queste cose. Oh, parla con te pure. Tu certe cose non se tu forte proprio. Se più pesante tu non ti preoccupare. Non penso proprio. Ma sei così dispersivo, ogni volta pure che parliamo. Cioè, passa proprio. L'altra volta quando abbiamo. Ti ricordi quando abbiamo parlato con Maria? Allora, prima cosa, sai che ogni volta fosse quando camminava. Cioè, mamma. Oh, Pasqua, me te l'ho detto, è il fuoco che mi prende dentro. E non è che ti voglio fermarti, io ti voglio far capire bene il mio punto di vista su qualsiasi argomento. Oh, l'altra volta avevo parlato a Guaglione Marco, ti ricordi? Quando abbiamo analizzato il pensiero delle ragazze, che tutte le ragazze purtroppo sono un pochino, sai com'è, la fedeltà delle ragazze. Paolo, tu sai come la pensi, i miei film ne servono dei cosi. No, non essere volgare, perché sennò mi riaccendo. Va bene. Servono per due cose, però... Lo so, che sono, io... che sono queste due cose. Una è cucinare, l'altra non la posso dire. Non la puoi, no, per sfogarsi, cioè tu devi parlare. Io certo non posso dire, perché io sono fidanzato, però certe cose purtroppo. Non è detto che io sia fidanzato, comunque si fa il dovere coniugale, eccetera, anche se non siamo. Allora, a me non è che presenta una sorta di misoginia, però io, cioè, non, diciamo che in presenze femminili, tu sai, io non sono proprio a mio agio. Ma Paolo, chiama se la sigla è strana porca. Pasquale, ma lì ma sono i bimbi. Questa è la storia della musica. No, io posso intendi per piacere, cerchiamo di andare velocemente che devo far mangiare i cani là sopra. Paolo, a te da andare a mangiare i cani se non cambi sta cazzola. Pasquale, tu rappresenti appunto l'idiozia, cioè la chiusura. Ma non ti preoccupare, non cambiare discorso, Pasquale, per volte. Caspita, è la storia della musica mondiale. Dino, ma non ti dici dire nulla, dai, per piacere. Strano amore, è pure morto, cosa castagno, vedi che è va attaccato un strumento a do ciangarre, abbassa. Ah, non so che non poteva essere questo romanticismo, a parte che l'amore verso tutte le persone di questo mondo, ma anche, sai, è stato usato da stranamore. E poi questa atmosfera, cioè vedi, il mondiale quanto è bello. Senza, non so, prima c'erano queste foglie che cadevano, adesso hanno anche tutto... anche tagliato del foglio. Ma di là, però ha sempre il suo fascino, ha sempre il suo fascino. E sta canzone ci calza. Pasqua, ma che stai facendo? Ma stai tagliando un pochetto? Pasqua! Oh. Ma che fanno? La rete si appegro? Se lo so mando un po'. Ma che me ne dovresti dire? No, tu che me ne dovresti dire? Io sto suonando, cioè non c'è niente male. Non si suona così. Ma no. Cioè sei tu che sei, io non stavo suonando. Ma... cioè, ma tu, ma non dici questo. Oh, hai sempre detto che non sei normale, no? Ah, guarda la rete d'accatto. Stavo guardando? Che tu voglio che la fanno sempre? Una pizza. Oh, ti ricordo, tu me la devi ancora la pizza. La pizza è, insomma, un po' assai. La margherita. Vabbè, la pizza genetica. Oh, siamo i quelli mondiali.
Ma proprio questa è l'Unione Europea. Il mondiale per disc era bello. Era una carta, però aspetta. Scusa. A guai ricordo per dire. Non esiste sconta che tenga. Di certo esperienze calcistiche ne tenga. Sì, sì, certo. Era votato che passasse i campi, cioè. Permetti da una mischierina di io. Non lo sai fare, non lo sai fare, non lo sai, basta, dai! Basta, dai, vai, vai, va, okay, va. Canta il che c'è la miscia da lui, buona, mi fa piacere, mi fa veramente piacere. Vai. Ma che fa? Ma spaggio, spaggio. Ma sta. Oh, il carro di Gonzalo Rusie, no, mamma mia. Oh, è quello rotto come. Ma sai giocare a Burrago, faccio la partita. Burrago, allora, l'ho visto giocare vicino a dei computer. Insomma, lo vedo molto un po' di fortuna, sinceramente. No, però è bello, è più bello della scala 40. Vabbè, è anche molto più adattata al tipo. Vai. Che hai detto? Niente. È molto più azzardoso. Azzardoso? Azzardato? Vabbè, anche la basta. Ok. Ok, vai. Vai. Oh, aspetta, ma ci devono avere i 40 punti per. No, vero. No, no, per prendere da terra. Sì. E buttato da qui? Sì. Ok. Non so, io come una burrata. Mi avrebbe belli atto in mano, vediamo. Ma da mai non c'è niente. Oh, mi ci spizzica da vincente. Carta in merda. Non mi si scarta mai. Giusto la fotografia di Rubio. Secondo me sì. Caro il mio Pasquale, come sempre, che bravi? Spazio un attimo. Mamma mia, che stai cercando? Soldo non è chiuso, posso lasciare sta scommessa che tengo in corso, e da là non mi trattano per due, paganese l'Aquila! E ora un ruolo. Tira la tela, che c'è già adesso? Everywhere I turn I hurt someone. But there's nothing I can say to change the things I've done. Of all the things I hid from you, I cannot hide the shame. And I pray someone, something will come to take away the pain. Pasqua! Dai, non c'è niente, andiamo. Sì, oh, quando vogliamo salire per tutti i punti. Tu lo sai che ogni volta che mi affaccio su questo balcone mi viene da guardare. Diventi poetico! Da, mi viene da guardare questa città. Andiamo c'è! Città. Che voglio be! Che poesia, nelle tue parole! Che poesia, che poeta! Che poi da volgare! Sei proprio lurido! Non va più con due, eh? Ok, lascia, vediamo un attimo, chiudo, non mi uccido. Pa! Lascia qua! Ok.
Chi si nasconderà mai dietro quella tenda? Mi rendo per aiutare! Da pochi rami padano! Eh? Abbiate di padano! A parte da poche passi! Eppoli! E miglio! Mirko, che cosa hai da dire su questa sera? A Eboli? Una serata bellissima, c'è molta gente in giro, guardate, fate un giro panoramico, mamma mia, non si è vista mai così Eboli, così piena. Infatti io mi sto sbracciando per camminare. Ti stai sbracciando? Guarda a terra. Attenzione. Ti farò di San Giuseppe qua, però ancora adesso. È così che due... che quattro ragazzi arboritani costruirono un parco gioco con questi pochi rami qui a terra. Con questi rami? Sì. Perché siccome ci stiamo divertendo molto, capito? Ah, ho capito. Mirko, 150 euro di regalo, che dici? Non corriamo subito a prenderceli? Subito! La piazza vuota. Guardate quanta gente che ci ha guardato. Bravo Dante, bravo Dante. Sai che sta puntando? Vedete quell'albero? Non sembrano tante mani che stanno facendo tante corna? Confermo la mia ipotesi. C'è un grande prato verde. Prendimi, sono tutta tua. Già fremo. Arredo casa intimo Bocchino. Guardate com'è poetico sto spirito. Scusa. Sulla campagna squallida e pensosa scende la neve, a larghi fiocchi e lenti, e sui morbidi strati rilucenti, immacolata e tacita si posa. Scende d'un fitto velo e copre ogni cosa, copre casette, ponti, acque dormienti, e colma fossi, imbianca bastimenti e scende senza fine e senza posa. Dovete dunque sapere che in quel convento c'era un nostro padre, il quale era un santo e si chiamava il padre Macaco. Un giorno d'inverno, passando per una viottola, in un campo d'un nostro benefattore, uomo da bene anche lui, padre Macario vide questo benefattore vicino a un suo granduccio e quattro contadini con le zappe in aria che principiavano a scalzare la pianta per metterle le radici al sole. «Che fate voi a quella povera pianta?» domandò il padre Macario. «Padre, sono anni e anni che la non mi vuol dar noci e io allora ne faccio legno». «Lasciatela stare», disse il padre, «sappiate che quest'anno la farà più noci che foglie». Il benefattore, che sapeva chi era colui che aveva detta quella parola, ordinò subito ai lavoratori che gettassero di nuovo la terra sulle radici e, chiamato il padre, che intanto continuava la sua strada, gli rese grazie. Padre Macario gli disse: «La metà della raccolta sarà per il convento». Si sparse la voce della predizione e tutti correvano a guardare il noce. Infatti a primavera fiori a bizzeffe e a suo tempo noce a bizzeffe. Il buon benefattore non ebbe la consolazione di bacchiarle, perché andò, prima della raccolta, a ricevere il premio della sua carità. Ma il miracolo fu tanto più grande, come sentirete.
quel brav'uomo aveva lasciato un figliuolo di stampa ben diversa. Or dunque, alla raccolta, il cercatore andò per riscotere la metà che era dovuta al convento, ma colui se ne fece nuovo affatto ed ebbe la temerità di rispondere che non aveva mai sentito dire che i cappuccini sapessero far noci. Sapete ora cosa avvenne? Un giorno, sentite questa, sentite, lo scapestrato aveva invitato alcuni suoi amici dello stesso pelo e, gozzovigliando, raccontava la storia del nocio e rideva di fronte. Quei giovinastri ebber voglia di andare a vedere quello sterminato mucchio di noci e lui così li mena su un granaio. Ma sentite, apre l'uscio, va verso il cantuccio, verso quel cantuccio dove era stato riposto il gran mucchio, e mentre dice guardate, guarda egli stesso e vede che cosa? Un bel mucchio di foglie secche di noce. Fu un esempio questo, e il convento, invece di scapitare, ci guadagnò, perché, dopo un così gran fatto, la cerca delle noci rendeva tanto, ma tanto, che un benefattore, mosso a compassione del povero cercatore, fece al convento la carità di un asino, che aiutasse a portare le noci a casa. E si faceva tant'olio che ogni povero veniva a prenderne, secondo il suo bisogno. Perché noi siamo come il mare che riceve acqua da tutte le parti e la torna a distribuire a tutti i fiumi. Questa è una semplice storia d'inverno, a Winter's Tale. Con noi. Spot pubblicità per noi. Questo film è offerto da
funny feeling that you just can't hide. With the taste of winter going through the night. It's the love that shines when I see your eyes. With the taste that is alive. With the taste that feels alright. It's the magic when I see your eyes. Secondo tempo, parete voi film. Ehi, la forza del gol. Che bolo, vecchio. Quindi penso che va a fan... No, boh, sta a mano pure come... Naccia Jesus. Mi sono infatti e l'ho qua. Io scarica a me. Bravo, con cogna, vedi, 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 le galline mangiano peggio di porco. Se mangiano di tutto. A me come c'è un meno. Ma chi è? Jurassic Park. Se dici un'altra cosa del genere, ti ammazzo. Bocca in botta. Mi sono fatto male. Sei scattato rotto, non l'ho visto, scusate. Che sono? Non l'ho visto, sono rimasto. Ah no, l'ultimo. Bravo. Infatti l'ultimo. Napoli è un paese curioso e un teatro antico, sempre aperto. Ci nasce gente che senza concerti scende per strada e sa recitare. Non è che lo fanno apposta, ma per loro il panorama è la scenografia. Il popolo è una bella compagnia e l'elettricista è Dio che gli fa campare. Ognuno fa una parte, una macchietta, e se sceglie un tipo o no madre o caduto. Intercalare a cammina tutto e fa successo e poi si fa morta. Prenderà il treno come me alla scoperta di un'altra città, un'altra città. Un mare fa paura, a cui si dice la gente guardando un mare caldo, calmo come la tavola. E dice lo stesso pure l'indietro da vedere, quando mare sa izza, e le donne salgono prima i palazzi, e cade e poi il mondo alto. Vergine santa, ci canzi ai figli e mamma. Certo, per chi si trova con un mare in data in destra, è per la vita, va bene. E sono come prima a pensare che a me, che brutta morte ha fatto sto povero uomo, e che momento triste, ma non è morto a cinque, è morto a mare. O mare non nasce, o mare è mare, e non lo sa perché ha paura. Io quando lo sento, specialmente di notte, quando va a tasca di dire, e caccia in mano, migliaia di mani, braccia, e gamba, e spalla, ha raggiunto con me, non se non porta, faccia straccia a scogliere. E vedo casettini e sei schiaffe a caparbio, berruse, cucciute, e cacciata voi, e si aiuta con la capa, e in spalla, e in braccia, capire quel noccio, e rire, e chiagne, perché poi il suo spazio per si spuca. E quando sento, specialmente notte, come lo stavo dicendo, non è che dica come mare fa paura, ma dica. Un mare sta facendo male. Tu ti allontani e da solo a guardare il mare. Resterò
un Raul che mi piace a me, mi faceva solo mamma. A che maggio sposato a te, non parlammo per non parlare. Io non sono difficoltoso. Ma lo va a me la mia stessa. Sì, va buono, come vuoi tu? Poi ci avessimo a appiccicare. Tu che dici? Che stai Raul? E i mamma che non mangiare. Ma me la fai dici una parola. Che stai carne per la pomarola. E tengo una finestra a piante rene che affaccina la strada sconosciuta, ma con l'aria profumata e una veruta che si dà a faccia con la scorpiccia. Si sta anche buon umore, ma faccia male. E perché sembra lo stesso bastimento, la parte che ne fede il sentimento e che la bandiera della sincerità. Parte giù e non arrivo mai. Quando si avvia come è strada. Mango, c'è sempre lo stesso tamburato, lo stesso malattia, e ha dato una. Quando senza speranza e senza amore, ma faccio più lo stesso abbassamento, c'è vengarindo il cuore mio scondino, e come non messo ci dica, va, va. Quando è buon tempo, ognuno è imbarnare se volesse mettere il mondo come arancato. È tutto solo che vuole, questo non va pure a passeggiare. Metteci a bordo bene che è voluto, e tutto che andamare che è costato. Nessuno bastimento si è affondato quando ci è messo a bordo la verità. Non puoi mai fermare la primavera. You can never hold back spring. Puoi essere sicuro che io non smetterò mai di crederci. I will never stop believing. La rosa si arrempicherà mentre rosse. Salta su. Spring ahead. O cade in vita. La primavera è davanti o l'autunno indietro. E gli inverni sognano ogni volta lo stesso sogno. Non puoi mai fermare la primavera. Anche se ti sei perso per strada. Il mondo continua a sognare di balzi e di primavera. E allora chiudi gli occhi e apri il tuo cuore a colui che sta sognando di te. Open your heart to the one who's dreaming of you. Non puoi mai fermare la primavera. Ricordati tutto ciò che può portarti la primavera. Non puoi mai fermare la primavera. Puoi mai fermare la primavera.
Spot, pubblicità per noi. Questo film è offerto da... Schifezza. Caffè, acqua. Sa proprio che merda. Su formaggio, mo, e che è sta merda, mo? Che sta merda pai, che è una merda speciale nutrienda, perché indice sto pure spure cavalla, e a vedere come ci piace o creaturca. E pure mo potrà tagliare. Azzi, è proprio buono sta merda. No. No. È merda di cavallo, pa, spure cavalla ind. Merda baica, la merda di cavallo con un goccio di sbora di cavallo dentro. È un prodotto Kraft. Salve, siamo qui a casa Miranda. Guarda che mi va per esplodere sta macchinetta. Con la partecipazione fuori campo di Fabrizio Moratta, cioè con noi Nino Mancino. Sul caffè. Ma se scende ancora un caffè. Ma si faccia così, vuol dire che è finito. Ma va lento, guarda che esce, guarda, riprendi. Guarda che esce. E che cazzo esce? I bollicini esce. Ah, faccelo cazzo. Comunque, di puttana di merda, schifoso bastardo, repellente, ripugnante, rivoltante, volta stomachevole e tutto il resto appresso. Ecco, diciamo. Mentre verso il caffè abbiamo qui il nostro opinionista. Dipende. Il nostro opinionista ci vuole dire qualcosa al riguardo? Vorrei dire un paio di parole. Che schifo. Che vergogna. Dove stiamo arrivando? Perché? Perché questo mondo deve subire con tanto schifoso? Cosa? Secondo te? E zingaraggi. Soprattutto. Chi se qua? Cioè, se noi poniamo questi due. Perché ripigli? Cosa ripigli? Se noi poniamo questi due antipodi come il male della società, che cosa possiamo. Proporre la costruzione di un muro. Semplice. Sì. Cemento. Acqua. Esattamente. Sempre. Sempre. L'alzata di un muro. Partiamo di zinco. Dal primo all'ultimo. Neanche i colpi delle pistole perché costano. Giustamente. Non esiste proprio. Semplice. Liberi 4-5 tigri siberiani che non mangiano da 6-7 giorni. Via. E un. Invece per i che. Siamo in pasto alle tigri come nell'antichità, quando ci stavano i gladiatori che si facevano mangiare i leoni. Esattamente. Esattamente. Sempre. Sempre. Nell'oceano indiano. O nell'oceano pacifico, dove la prima isoletta dista 1000 chilometri. Mare aperto. Giustamente. Per chi non conosce Eboli non può capire, ma noi che lo conosciamo sappiamo che la nostra città versa in situazioni di degrado anche a causa di questa gente, principalmente per la presenza di zingari di cui ne abbiamo sempre parlato nei nostri episodi. E tagliando i rami secchi e improduttivi. Esattamente. Sempre. Sempre. Sì.
tagliare questa. Mettiamo un okay. Vabbè, dopo queste affermazioni ci gustiamo buon caffè napoletano. Un saluto al cameraman dietro la telecamera, un saluto anche da parte di Nino Mangino. Induce ci conduce. Aloha. E siamo arrivati anche alla fine di questa storia. Che sia piaciuta o meno, questi sono i nostri pensieri, queste le nostre parole, e nonostante tutte le migrazioni, questa è la nostra città. Ancora una volta, ci siamo mostrati a nudo, per quello che siamo davvero, senza troppi fronzoli, nei pregi e nei difetti, nella serietà e anche nella stronzaggine. E anche questa nostra città si è mostrata per quello che è, e per quello che è dannatamente restata in tutti questi anni. E in tutto questo noi le vogliamo sempre un gran bene. Anzi, si potrebbe dire che abbiamo imparato ad accettarla di più e ci sta meno stretta. Forse. Chi lo sa? Sarà il tempo a decidere. Qualcuno, vedendo questo film, torcerà il naso. Magari per le scelte tecniche prese, per come è stato strutturato, per le tematiche trattate, magari anche per la volgarità reale che a volte riaffiora e che è simbolo effettivo di quell'ebollitano non curante che ha scelto un percorso diverso dall'istruzione e che magari in fatto di vita di strada ne sa più di tutti noi messi assieme. Lasciateli pure parlare. Cosa volete che ne sappiano di cos'è questa città e dei suoi figli? Solo chi ci è nato. Solo noi che ci siamo nati l'abbiamo imparata a conoscere bene e ad accettarla. E la amiamo più di qualsiasi altro. Parafrasando Giovannino Guareschi, queste sono solo storie di un mondo piccolo, di questa fetta di terra che si divide tra il Sele e il Mar Tirreno, di queste terre dove d'estate il sole picchia caldo e dove spesso l'istinto prende il sopravvento, dove ci si spacca la zucca a vicenda, ma dopo 2 secondi si torna a bere un bicchiere di vino assieme. Ricordatevi sempre, amici, se non sapete dove state andando, qualsiasi strada vi porterà lì. Oppure qui, chi lo sa. Buona vita. Andate via in città, tra un grido improvviso, uno studente di liceo, e l'ottimo flusso del cielo si mischia ai colori scoperti dalla pioggia. Gente si affolla in centro alle poste, dove si giocano le ultime carte di una vita difficile. Scendiamo in campo e facciamoci avanti, con energia in faccia e ossigeno da vendere, con la vita, perché solo con la nostra età saremo sicuri, liberi e forti al cospetto del destino.
abbandoniamo il silenzio e gli addii tra un abbraccio e un libretto universitario, cacciato fuori per ricordare al mondo che il tempo è passato. Eravamo piccoli e così incoscienti, adesso agiamo con più testa, ma forse meno spontaneità. Facciamoci avanti, usciamo fuori, becchiamo l'aria della notte col nostro sorriso, perché solo col nostro esserci saremo sicuri di lasciare un segno nella storia che si sta scrivendo. Thank you.